Buonasera. Buonasera. Ah, bello, 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 bello. Ok, niente. Niente cazzi, partiamo subito. Voglio Ah, sapere subito. come va a finire sta cosa. Voglio vedere come va a finire sta cosa. Così, Enjoy. bella. Così, senza vasellina, così. Senza Ok. vasellina, secco. Ciao ragazzi. Ciao Leonardo, ciao Davide, ciao Lorenzo. Diamo un attimo, qualche minuto alla gente di arrivare. Che cazzo? Buonasera, ragazzi. Ciao ragazzi. Oh, allora, complimenti per l'esame. Passato l'esame di storia contemporanea. Sono Complimenti. arrivato giusto in tempo. Sono stato a vedere a prendere tutti i volumi e i film di Nausicaa. Non l'ho letto né visto, quindi sono molto curioso di vedere com'è. Il film è molto bello. Il film è molto molto bello. Ancora vagamente acerbo. L'estetica è del periodo, ma un bel film. Complessivamente un bel film. Il manga è uno dei fumetti più belli che leggerai mai in tutta la tua vita. Gli credo sulla parola perché non l'ho letto. Proprio banalmente. Gli Proprio ultimi episodi banalmente. sono bellissimi, soprattutto l'8. Non abbiamo dubbi, Davide. Non abbiamo dubbi, anche perché finora ci ha, insomma, ci ha abituati bene. Bello. Bello, bello, bello. Ah, ho finito di vedere finalmente Carol della fine del mondo. Io Sai che non è stato ho per visto il niente male? proposto. Non è stato per niente male. Sì. Sì, è molto carina, molto molto carina. E ora invece sto recuperando i Masters of the Universe Revolution perché Andrea mi ha praticamente supplicato di vederla e quindi niente, la vedrò. Ma bene o male sento che l'opinione generale su quella sulla serie è che hanno praticamente fatto quello che avrebbero dovuto fare fin dall'inizio. Ma dai! Ma dai, non ci avrei mai scommesso. Se in una serie che si chiama He-Man and the Masters of the Universe, la serie parla effettivamente di He-Man and the Masters of the Universe, cazzo, la serie funziona. Non lo avrei mai detto. E probabilmente neanche Kevin Smith. Allora, ragazzi in chat, vi prego, ditemi che questo Revolution di Man si può guardare tranquillamente senza aver visto No. quello di prima. No? E allora no, No. sti cazzi. No, perché è direttamente seguente a He-Man Revelation. Che E allora non va bene. Non va bene per niente. ti devo dire? Che, ripeto, la prima stagione di Revelation a me non ha fatto così schifo. La seconda è un casino. E sto cacchio di potere assoluto fa schifo. Ah, Ci sono sto canzoni fantastiche in questi wow. ultimi due episodi. Dai, yeah. Aspetta. No. Così. Devo un attimo aggiustare il volume che prima l'ho sentito. Ho sentito la musica fortissima. Devo cominciare assolutamente. Beh. Ciao Ale. Si sbrigassero ad arrivare, ovviamente. Di domani vado a vedere i soliti idioti 3. Perché? 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 Ciao France. Vogliamo quanti siamo? Perché Bene, fa cosa? piacere, fa piacere. Allora. Ok, Matteo mi ha confermato l'articolo. Ci siamo. Buonasera, signore dei Sith. Allora. Se dovessi trovare un difetto in questa serie, è quello che ho. Hanno condensato troppe cose nell'episodio 8. Il difetto generale della prima stagione di Azbin Hotel è che hanno condensato tanto la storia. Ci sarebbero voluti più episodi. Ma purtroppo Amazon. Vai, vai, vai. Può darsi che sia Amazon che ha chiesto pochi episodi. Non, No, io sì, non lo credo so, che. Mi pare che quindi Vince non lo l'abbia so. letteralmente anche confermato sui social. Amazon gli ha letteralmente dato hai 8 episodi, arrangiati. Cioè, banalmente. Vabbè, che ci dobbiamo fare? D'altra parte, questi erano i patti e così abbiamo fatto. Ma anche molto banalmente, anche senza dover tirare in mezzo il fatto che ci sono troppi eventi, raggomitolati in pochi episodi,
anche solo banalmente per far passare, per rendere meglio lo scorrere del tempo. Perché dal primo episodio all'ultimo, tecnicamente passano 6 mesi. Cioè, stanno davvero, si sente la corsa. Finalmente questa domenica scappa il trailer di Deadpool 3, finalmente. Ha visto? No, non ancora. L'unica cosa che ho visto è John Travolta che voleva letteralmente suicidarsi lì sul posto. Yes. Yes, è stata una figura di merda non indifferente. Perché però dobbiamo, dai, porca puttana, dobbiamo non sempre farci riconoscere. Ma porca puttana, ma no, ma senti, in questo caso mi sento, mi... Ti rompe, se Dio, se secondo me John Travolta se la tira. No, perfettamente ragione. Me ne sbatto il cazzo, perfettamente ragione. No, senti, se la tira, no, era una Joan televisione, non rompe. No. No, no, non facciamo gli scassacoglioni. Nel 2024 tu chiami una... star forse una volta, però comunque una star dall'estero e gli fai fare in diretta televisiva il ballo del qua qua nel 2024, lì doveva ammazzare lì sul posto, ma vaffanculo. No, il cazzo, cioè se fossi stato io al suo posto io prendevo e me ne andavo via, vaffanculo sta merda, ma che veramente. No, nel 2024 vedere ancora queste cose, no. Sì. Allora, ci ho da mandarti una cosa che sono sicuro ti farà molto piacere. Prima di... No, pensavo, signore di Sith, pensavo gliela mandassi te, per questo non gliel'ho poi mandata. Prima di iniziare Azmin Hotel, posso far triggerare malissimo Lorenzo prima? Prego. Lorenzo, sei in chat, giusto? Sì, c'è. Allora. Sì, ok. Io ricordo ancora oggi quella volta che a Sanremo venne John Cena e gli si leggeva in faccia che voleva prendere lì e prendere tutti a pugni. Cioè, glielo si leggeva proprio in faccia. Mamma mia. Vabbè, in WWE ha fatto anche di peggio, eh. Capito, però. Allora. Prima di iniziare. Salve, popolo migratore del web. Io sono sempre il Cimo di Doc e benvenuti a un nuovo appuntamento con Dark Reaction, perché in cui io e voi ci guardiamo qualcosa di bello online. Mi commesso che mi ho fatto di base diversa il buon Riccardo dell'Opinione di Carta. Oggi, finalmente, e anche purtroppo, siamo qui per il gran finale della prima stagione di Azbin Hotel. Un Azbin Hotel che, come vi ho già anche scritto sui miei social oggi pomeriggio, è già in produzione la seconda stagione. Quindi siamo già contenti solo per questo. Un paio di giorni fa ho letto i commenti di uno su Facebook che diceva che erano in programma 8 stagioni. Gli ho chiesto se sta cosa era vera, non mi ha più risposto. Vabbè, direi che 8 stagioni di Azbin Hotel, penso che nessuno di noi qui presenti si lamenterebbe di questa cosa. Ma vabbè, comunque, siamo qui per vedere il gran finale di questa serie che ha conquistato tutti, praticamente. Era una delle serie più una delle serie animate più attese degli ultimi anni, e direi che ha pesantemente rispettato le aspettative, l'hype, è di fatto diventata una delle serie animate più viste al momento, proprio credo sia letteralmente la seconda serie generale più vista su Amazon Prime, perché la prima è MasterChef. Ma vabbè. però seconda serie più vista su Amazon Prime, e quindi un grandissimo risultato per Visi, quindi è riuscito a realizzare il suo grande sogno, è riuscito a portare
appunto degli ottimi risultati, è riuscito a ripagare tutto questo, diciamo, lavoro, le aspettative, ha ripagato tutto e tutti, e noi siamo molto contenti di questa cosa. Tutto quello che abbiamo visto finora lo abbiamo adorato. C'è qualche cosina che poteva essere aggiustata qua e là, però poi magari dopo, a fine live, ne riparleremo un po' in più di questa stagione in generale. Ma poi seguire in questo, vi ricordo di supportarci e seguirci anche su tutti i nostri link social che trovate qui sotto in descrizione: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Twitch, eccetera, eccetera. Ma se tolgo un attimo la musica di sottofondo, prego. Se la chat me lo permette, io vorrei un attimo far triggerare il nostro caro Lorenzo, perché dopo tutto lui ci caga il cazzo letteralmente tutti i giorni da anni con le sue storie, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sembra giusto ogni tanto essere noi a cagare il cazzo a lui. Allora, giusto un attimo, ragazzi. Oh, no. Lorenzo? Sei pronto, Lorenzo? No. Io non lo sono. Allora, un attimo. Ma secondo voi, in Azzurro Hotel o in Hell of a Boss, vedremo mai l'apparizione di arcangeli classici come Gabriele, Michele? Lo spero! Sebbene ci venga presentato Sera come leader del paradiso, oddio, Sera non è il leader del paradiso, è il capo dei serafini. C'è la possibilità che considerate che Inesimo del passo in genere di demone biblico. Vedremo in futuro. Vedremo in futuro. Doc, aspetta, Doc sacrilego, dai ragazzi. Che ci divertiamo! Oh, signore. È in momenti come questi che i veri fan di un qualcosa si fanno sentire. Ragazzi, forza! Dovete essere forti. È in momenti come questi che su Twitch si dice mi dissocio. Mi dissocio! Allora, nel frattempo... Allora. Dai ragazzi, dai che ci facciamo due risate. Dai Lorenzo, che ci facciamo due risate, forza, tranquillo. Allora. Iscrivetevi al canale di Pitch Meeting, ragazzi. So, you have an animated movie idea for me. Yes, sir, I do. Hamlet meets Bambi in Africa with cats. Oh, random word association is tight. Potato light bulb with a guinea pig judge. Those are some very random words, sir, but mine were actually deliberately chosen. Oh, really? Yeah, the movie's gonna be called The Lion King. Wow, well, okay, what happens in the movie? Well, the first image is gonna be this amazing African sunrise accompanied by some beautiful African music. Oh, that sounds so peaceful. How does the music go? Oh, it's gonna go a little something like, yeah, exactly, you know it? No, I don't, and that sounded really aggressive. I couldn't even understand what you were saying. I was saying Janssen Ganyama Bagiti Baba. Oh, okay. It did sound a lot cooler when you just yelled it. Yeah, I thought so. So what happens after the sunrise? Well, all these African animals are going to gather around to honor this new baby lion Simba, who's going to be king someday. Seems a little weird that they'd all gather to honor a predator that's probably going to kill them. No, see, it all has to do with the circle of life, so they're cool with it. What's the circle of life? Oh, it's this really cool thing that Simba's dad Mufasa is going to explain to him. Okay. See, the lions might violently murder and eat all the animals, but when the lions die, they turn to grass and the animals eat them. One of those groups is clearly getting a better deal out of that. It's all perfectly fair. So the lions are in charge because they can kill anyone they want? Right. I'm pretty sure that's called a reign of terror. Yeah, that sounds about right. So what other characters are in the movie? Well, there's Simba's uncle Scar, who thinks he should be king when Mufasa dies. Why do they call him Scar? Because he's got a scar on his face. Oh, that's a little on the nose. No, it's a big one on his eye. Never mind. We're also gonna have Simba grow up
this lioness named Nala, and eventually they're gonna fall in love. But don't prides of lions only have like one or two males? Yeah, what does that have to do with anything? Well, that means that Nala's father is either Mufasa or Scar. Right, yeah. So Simba and Nala are either half siblings or cousins. Exactly. Oh, you're being weirdly okay with cat incest. Yeah. Remind me to never hang out with you, okay? I'll do that. So what else happens in the movie? Well, Simba's gonna have this whole big song and dance number about how he can't wait to be king. Wow, that's super mean. What do you mean? I mean, you could secretly wish for your father to die, but singing a whole song about it is kind of messed up. I guess it is a little messed up now that you mention it. Simba's a jerk. Anyway, so later Scar and his hyenas are gonna trap Mufasa and Simba in a wildebeest stampede. Oh, so Mufasa tells them to calm down or something? What? No, they can't speak English, you silly producer. Oh, they can't? Yeah, only the animals I decide speak English. Right, that makes sense. So then Scar is gonna kill Mufasa and go to Simba like, this is all your fault. You better run away and never come back. Very harsh. Yeah, so Simba's gonna start to leave and Scar's gonna tell his hyenas to go kill him. Wait, what? Well, Scar wants to make sure that he gets the throne. Right, but what was the point of that whole run away and never return thing if he was just gonna kill him? Why not just kill him right away? I don't know. Fair enough. So then Simba's gonna manage to escape and he's gonna get raised by a meerkat named Timon and a warthog named Pumbaa. Oh, and what does he do with them? He walks across a log till he's all grown up. Wow. And yeah, since Simba is grown up now, you're gonna have to find another voice actor for these parts. Oh yeah, I think I'm gonna try to get Matthew Broderick. He's great. Well, you kinda need an actor that also has an amazing singing voice, you know? No, I don't. Oh, really? Yeah, I'll just get somebody else to perform the singing parts. Like who? Well, I could for sure get Joseph Williams, the lead singer from Toto. Yeah, that dude is obsessed with Africa. That's a good point, so this is a perfect fit for him. So what happens next? Well, one day Nala is gonna show up and be like, holy crap, Simba, we all thought you were dead. Wow, it must be great to see his sister again. Yeah, and she's gonna be like, bro, you need to come back, because Scar took over with a bunch of hyenas, and now there's no food or water or rain. Wow, I can't believe Scar messed up the weather like that. Yeah, and then Simba and Nala are gonna roll around, and she's gonna give him this look like, oh boy, you and I are gonna get it on, brother. Feels like it's gonna be difficult to convey that expression on a cartoon animal, though. Actually, super easy, barely an inconvenience. Oh, really? Yeah, just get me in a room with your weirdest animator, and I'll tell him exactly how it should look. Oh, I can't wait for you to be out of my office, you weirdo. Anyway, so then Simba's gonna talk to a cloud and go home to confront Scar. How does that go? Well, Scar tells everybody that Simba killed Mufasa and he's a murderer. Oh, so Simba explains what really happened. No, he's gonna be like, I'm not a murderer, and that's about it. Wow. Yeah, and so then they're gonna fight and Scar's gonna end up getting eaten by his hundreds of hyena buddies. Incredible. And so yeah, then Simba becomes king again and it immediately starts to rain and all the plants and stuff grow back. I never realized that a lion monarchy could have such an impact on the weather and environment. Yeah, it's a little known fact. Very cool. And what happens with the hyenas? Well, we never see them again, so I guess the lions ate them. Oh my god. Yeah, real savage. So what do you think? Well, it sounds great. I can't wait to cash in on it a few times. What do you mean a few times? Nice. Vabbè. Ok, per ragazzi, il comportamento anti Disney dopo la trasmissione i servizi segreti disneyani ti blizzeranno a casa. Vabbè, ho capito. Buonasera, ti condanneranno, vabbè. Sei arrivato buonasera, giusto in tempo. Ok, dopo questa cosa si sì. È cosa buona e giusta, Ipom? È cosa buona e giusta. Episodio 7. Ciao, Rosy. Ok. Suppongo sia ok. Nifty, I don't have... Did you ever think maybe she's sensitive about her lack of wings? Just like her lack of tits? Yeah, where are you? Where are your tits? Other questions? I got one. How come every time Charlie talks to heaven, we get in deeper and deeper shit? It's not... Touché. Sono tutti torti. But Charlie's trying her best. Yeah, well, her best is turning out real well so far. Is Miss Fearless Leader anyway?
Isn't it about time for another doomed to fail plan? She's upstairs, coming up with something, I'm sure. In our room, alone. Aia. Oh, Charlie, you look an absolute mess. Ugh, go away, Alistair. No, now, is that any way to act after picking a fight with all of heaven and dooming everyone you love? I have enough on my mind without hearing Bruce's sadistic idea of a joke, asshole. Dio santo. È adorabile il modo in cui l'ha chiamato stronzo. I can't. How can I face them after failing them all so hard? They came here to be saved and all I ho un sospetto. Guardalo come gode lì dietro. Eh sì. Madonna, la sto. They don't go around giving false hope. I never expected to see such a miserable display of self-loathing from you. Oh, fuck you, Alistair. All you do is stand there smiling while you watch us struggle and fail. I don't know how you can enjoy all the suffering so much. Just because you see a smile, don't think you know what's going on underneath. It's a valuable tool, my dear. It inspires your friends, keeps your enemies guessing, and ensures that no matter what comes your way, you're the one in control. But I'm not. I'm the farthest thing from in control. The person I trust most has been lying to me for years. Quel sorriso artificiale. I can't prove the hotel works. Adam has an invincible exorcist army pointed right at my doorstep, and there's nothing I can do about any of it. I know something you don't know. Huh? Those big scary angels are not quite as indestructible as they seem. What are you talking about? Just that you and your little band of misfits might stand more of a chance than you think. How? I'll do anything. Anything? Aia. Then let's make a deal. You want my soul? Your soul? Heavens no! All I need from you is one itty-bitty favor. What's a favor between friends? I won't hurt anyone for you. Who's asking? One favor at a time of my choosing where you harm no one. In return, I tell you what I know. Do we have a deal? Deal. Aia. Serio? Davvero? No, no! Attenzione! Do let her go. Maggie, stop. What? No, Charlie, please tell me you didn't. I made a deal with Alistair. Questo però non lo capisci senza aver visto il pilot. He gave me info that can save the hotel, but we're going to need help. The angels can be defeated, and Carmilla is the key. What? Carmilla Carmine? She killed an exorcist in the last extermination. She knows how they can be harmed. But I didn't even know that was possible. If you did, would you have told me, Charlie? Buonasera, Sara. To go to her. Ciao, Sara. To teach us. If she can, we might have a chance. With just the seven of us? No, we're. Ho accettato l'accordo per il gossip. And I know just who can help. Eravamo in fremito, Sara. Beh, Sara, iniziato subito. Siamo a mezz'ora di live. Talk about this. We can talk later. Right now, we have a job to do. With us? Questa serie cerca in tutti i modi di far sembrare che Alastor sia il big villain boss finale, ma non è così facile. Lo sento che non è così facile. Spero non sia così facile. Are you fucking high? They can be killed. Yeah, that knife lady, Camaro Carfight, killed one. Wait, you knew about this? Oh, yeah. Franco! About it months ago. He what? What? They say insane shit all the time. How was I supposed to know this one was true? Thank you for a scam created by the shadow government. See? Non ha tutti i dorsi. Look, this hotel's about to become the most dangerous place in hell, and we... I can't guarantee your safety anymore. Purtroppo Sara non si poteva fare niente. Amazon gli ha concesso solo 8 episodi e si doveva arrangiare. Purtroppo l'accordo era questo.
would. Okay. 3 years. 3 years. Cannibal Town. Town. I tell her everything. My hopes, my dreams, my insecurities, my embarrassing habits, what fucking deodorant I like. And she keeps something like this from me? Why would she lie for so long? Does she think I wouldn't accept her? What about me? Me says ununderstanding. Misunderstanding. Disunder... Wait, where are we? Cannibal Town. There's a friend of mine I think you should meet. In Cannibal Town? But it's surprisingly nice here. Isn't it though? And it's all thanks to a very special... Perché la città dei cannibali è così bella? Your first husband. I certainly would have if he didn't taste so bad. I tell you what, you bring old, tall, dark, and armless to me, and I'll straighten him right out. Okay, sweetie. Now here's my card. Oh my stars. Do my eyes deceive me? Alistair? Alistair! Where have you been? These halls really lost some of their sparkle without your lively presence and oh. Who's this you brought with you? Come now, Alistair. She's much too young for you. Oh, I'm just kidding. I know you're an ace in the hole. A what now? But where are your men? Oh, no. Questa era la battuta, sì. Ah, yes. Charlie, this is Rosie, the most darling, delightful, and dangerous overlord this side of the pentagram. Always such a charm. La vera domanda, perché ci sono dei cazzo di bambini? Beh, esistono tribù di cannibali nel mondo reale, ci sono anche bambini là. Well, well, isn't this a regal surprise? Come in, come in. Can I offer you something to eat? I'm sure I have a leg around here. Sì, Ipom, era anche un inferno tradurla sta battuta. How about some nice pinky fingers instead? No, cioè, no, era impossibile da tradurre sta cosa. Oh, look at you, so polite. Alistair, you could learn a thing or two. Well, sit down, sit down. Tell Auntie Rosie what she can do for you. You know, Alistair, I got a primo connect on a guy with about 8 blocks of territory and not enough goons to run it. Prime pickings for a deal to be made, my friend. Appreciate the offer, but we're here on business of another kind. Well, don't keep me in suspense. I'm a very busy woman. Well... As you know, the extermination is coming early. It'll be here in a month. Oh, senti Dio. And my friends first, and I we need your help. Well, your cannibals' help, at least, to fend off the attack. Wow. When you ask a favor, you don't start small, do you, Your Highness? Oh, now, don't fret. I didn't say I wouldn't help. But I assume there's more to this plan than a bunch of unarmed cannibals. Oh, your people will be far. Perché una cazzo di cannibale? Una cannibale è letteralmente la persona più gentile dell'inferno. Well, perché? Sure, why not? Really? What can I say? I like your moxie, girl. And old Alistair has never done me wrong before. Ma davvero? Sono un po' inquieto. Carmine, we need to speak. I know what you did. We can talk about it inside, or I can yell about it out here. Right, you open that door. Hello? You have 2 minutes to convince me not to silence you for good. Miss Carmine, I'm here on appointment from the princess to enlist your aid in the defense of hell from the angelic... Buonasera, Skeshad. We know an angel fell at your hands, and we need to know how. No. What do you mean, no? The princess of hell... means nothing to me. You have to do better than that. 90 seconds. With your knowledge, we wouldn't have to helplessly stand. Calpestami, ti prego. I am not the helpless one here. 80 seconds. Well, then why? Why wouldn't you use what you know to fight? To avoid the very problem you and your little friends are facing right now, I will not invite destruction into my house on my people. You think we asked for this? All Charlie has ever done is try to make things better, to help her people, who, newsflash, include your people too. And how exactly has that worked out for her? 45 seconds. We didn't pick the fight, but it's here now, and they aren't going to stop with us. You didn't see the look on their leader's face. With us out of the way, it's only a matter of time before they come for the rest of you. They won't stop until all of hell is wiped out, so you can help us make a stand here together, or you can stand alone tomorrow. And what do you think your chances will be then? You're out of time.
Angels attack quickly, viciously, and without mercy. You'll need to defend better than that. Cannibals and cannabis assemble in the square! Now, darling, you know I would do anything, anything for my clients. But I can't exactly command all of Cannibal Town to follow someone else into battle. Now, don't get me wrong. They love carnage and bloodshed. But to get this group into line, I've got to win them over. Settle in! Settle in! Important meeting! But how do I... With Sparkle, Razzmatazz, and that oh-so-appealing Moxie of yours. Shouldn't be a problem. It's not like you've ever failed to inspire before. Bastardo. Now, fair warning, this group sticks together. So in order to convince any of them, you'll need to convince all of them. And there's one in particular. Susan. Susan, who's a bit of an... ornery old bitch. That. She's tough. But win her over, and the rest will be easy as pie. Va bene. Introducing Susan. Introducing Susan. Very special, very royal guest this evening. Put your bloody hands together for Princess Charlie. Whoa! Bring Rosie back! Susan? Susan. Carino. Okay, my name's Charlie. I run this hotel with my partner. Wait, let me start. Abbiamo questi due, sono amici platonici, evidentemente, visto che Alastor non cucca. Bene. Bellissimo. E Carmilla, ti prego, calpestami. Non so se ti conviene con quelle scarpe. Non me ne frega! E per il fatto che sia praticamente... How? You have a giant X over your eye and wield an angelic spear. It's not rocket science. Before you found out about me, did you know angels mia dea. Can be harmed? Mia waifu. L'amo. Chosen how you fight. You leave yourself open with every swing. You fight like someone unafraid of harm. And this is what you'll take advantage of. Angels wield no shields, little armor, and fight with reckless abandon. Strike them here, here, and here. With what? Nice. Secret weapon of yours? Stupid girl, are you really so dense you don't realize you're holding the answer? Angelic weapons? It's that simple? How has no one else figured this out? Angelic steel isn't common. And those who have it aren't exactly rushing off to test it against exorcists. Lo dico? My daughters and I were cornered in the last extermination. Ah, sarà veramente difficile trovare un modo per sconfiggere gli angeli. Actually, it will be pretty easy. Better than inconvenience. Approvo. Attenzione, musica. Spagnoleggiante. Sì, comunque te sei Hornet. Nice. Questa canzone è arrivata a nona su Spotify la settimana scorsa. Minchia. Beh, è molto catchy, effettivamente. Può farlo.
We're gonna need more weapons. All right, what has you so out of sorts, Don? Mm. You clearly got more on your mind. La versione latina, spagnola e giapponese sono meravigliose. Le ascolterò sicuramente. Romance? My specialty. Come on, dearie. Details, details. My girlfriend is an exorcist angel. Ma è praticamente mia zia Concetta. Oh shit. A parte il cannibalismo. How does that make you feel? Dici? Angry because we share everything. Because she always supported me and my ideas and now I don't know whether or not that was just more of the lies. Oh no, that's a horrible thing to think. Do I think that? Yes. No. Kind of. You said you love this girl. Yes. Or, well, I... Yes. Mm-hmm. Have you ever once doubted that she loves you in return? Well, then what's the problem? She took part in the very thing we've been working so hard to end. Wow. Isn't that silly hotel of yours all about redemption? Yes. Nice. Bello, bello. Rosy, perché cazzo sei qui? Ah, giusto, il cannibalismo. Il cannibalismo. She fucked up. Sure. She's flawed. But hey, who down here isn't? If there's anything I've learned, it's that words are cheap, but actions, they speak the truth. Oh. What have her actions said? That she believes in me and what we're doing. Right now she's off learning. Rosy è l'ennesima prova che le zone di grigio tra demoni e angeli. Sì. I can't even pitch my hotel right. Well, how do you normally explain your hotel? By singing. But that never works. It will work here. Trust me. Ah, quindi ai cannibali piacciono i musical. Va bene. Oddio. Wanted something that was so clear in your mind. Allora, porca puttana. Like human flesh, sort of. It's a feeling like something in your gut that you could finally be faced with. Guarda Rosy, molti dicono che Lia, lei sia all'inferno solo, ripeto, solo aver ucciso e mangiato i suoi compagni. Ci sta. Che sia una donna che se sei solo un suo amico. Ah, ok, una specie di vedova nera. Ci sta? Now I need to be ready for this. Have you ever felt like you're willing to die to save the people of your city? By die, you mean use my teeth to rip flesh apart? That's a start, because right now, and it seems to me that destiny has picked me to be that if you'll permit me. So who's with me? Wouldn't it be super to see more of hell? Join up now if you like travel. Come on, boys, hop in the saddle. A lot of sights to see en route to my hotel. Not to mention the camaraderie. Yes, sirree, you'll form life-changing friendship with the folks along the way. And feast on all the angels you can eat. Okay. Free food! Beh. Free food! It's time now to act. They're on the attack. When they move to strike, we will fight, fighting back. We'll follow your lead. Continua ad essere molto strano sto rapporto tra Charlie e Alastor. No, a me mi fa ridere il fatto che loro si erano potuti combattere, ma non per difendere l'hotel, l'inferno, i cazzo, per mangiare! Beh, aspetta, anche io lo farei. Possiamo mangiare gli angeli! Avengers Assemble! Vabbè. Ma questa cosa l'adoro. Oddio. Oh signore. Oh Lord, detto dalla principessa dell'inferno, ha tutto un altro significato. She's filled with potential that I could guide.
be on the winning side. Ah, ok. Well, show heaven a fight they won't forget. It is time to take a stand. It is time to land a hand against the angels and their deadly threat. We cannot take it anymore. The time has come to go to war. Prepare to fight. We're ready for this. I really hope that I'm ready for this. Beh, ha senso. Looks like you had a busy day. You too. No. Oh, okay. I got you a souvenir from Cannibal Town. Oh, Charlie. Cucciole. These are new. They look nice. Come on, let's go home. In questo momento a Charlie sono venuti in mente tipo 17 nuove kink incredibili da fare a letto. Te l'hai vista la... Ok. You're still here. What? Do you think we're a bunch of pussy? I just got used to you guys. I ain't finding no new drinking buddies. I'm on the carpet. Now it's red. Well, è una faccia. Va bene. Di Fred era un uomo prima, scommetto. Una persona vera. A nessuno okay. Interessa di Fred. iPom, passa a Doc la cosa che hai condiviso su Facebook. Quella sul... cos'era? Caramelle? Caramelle zucchero filato? Hai capito? Cosa? Lascia fare. Vabbè. Ci siamo capiti, iPom. Ok. Ah, aspetta, aspetta, ho visto solo adesso il disegno che mi hai mandato su Telegram. Questo è quello che ti ha dedicato il signore dei Sith. Ma è bellissimo. Lo so. No, devo farlo vedere anche a voi. Cioè, è bellissimo. Prego. No, son belline le bimbe. In italiano sta canzone è bella. Ok, ok. Beh, tanto poi ce li riguardiamo anche in italiano poi privatamente. Prossimo episodio, il go dell'incazzatura totale. Beh, immagino. Beh, il nostro signore dei Sith ha un certo talento, comunque. No, è in gamba il ragazzo. È decisamente in gamba. Ma... Gli avevo detto di farti sputare il raggio atomico, però va bene anche così. Cioè, sono tipo una specie di drago, cioè, un po'... Ha detto furri draconico, ha detto. Furri draconico, mi piace un sacco. Io gli avevo detto disegnalo come Godzilla, lui ha detto meglio questo, e sono d'accordo. Sono d'accordo anche io, sì. Bellissimo. Lo adoro. Lo adoro tantissimo. Allora. Bello, bello. Ok, ultimo episodio, quindi. Ci siamo, ragazzi. Gran finale. Poi commentiamo a schifio. Ci saranno di cose da dire. Allora. Comunque, questo episodio, ok, simpatichino, ma è successo relativamente poco. Probabilmente dovevano essere 2 o 3. Ho mandato tutto a Doc. Doc, guarda quella cosa, non condividerla perché ci bannano. Ok, oh boy, cosa è? A proposito di nuovi kink, leggi cosa dice Veggy. Oh boy, oh. Oh. È canon questa cosa, vero? Cioè, io spero. Magari allora diventerà canon. Io voglio che sono diventi... sicuro che diventerà canon. Io voglio che diventi canon questa cosa. Tra l'altro, no, Ipom, sei una fonte inesauribile di, cioè, di perle di questo tipo. Sei una fonte di
cose. Poi seguite, che ragazzi, siano positive o negative, dipende dai punti di vista. Ragazzi, seguite iPom su Facebook. Uno dei 35 account che ha, va bene uno qualunque, ma seguitelo perché tira delle bombe. Trova delle bombe. Episodio 8. The show must go on. E dai. Meglio non sappiate quello che sto facendo con Rapunzel. Lo so quello che stai facendo con Rapunzel. Io voglio sapere. Approvo fino a un certo punto. Comunque Vince ha confermato che il tempo di attesa per la seconda stagione non sarà lungo quanto quello che c'è stato fra il pilot e la prima stagione. Sì, ha parlato di qualcosa intorno all'anno, anno e mezzo. Ma quindi è vero il fatto delle 8 stagioni? Bello! Lo sai che verranno anche contro di te, è vero? Dettagli. What in the hell are you supposed to be? È bellissimo. Reporting for duty. I'll turn those rapscallions into soldiers in no time at all. Thank you, Fen. What can I do to help? I'm glad you asked, soldier. The base needs fortifications. Reinforce the southern wall. Create a moat around the perimeter to stop a ground assault. How about this? If you see an angel, stab it. No. No. Se io sia un angel, stop. Bellissimo. Bellissimo. Sì, Vox. Lo sterminio arriva anche per te, eh. Perfetto. Angelo sbagliato. La parola Dorothy è una sola. Vincere. E vinceremo. Whatever redemption really means, I know you all tried. I have seen the good in all of you, and it's... I'm just... I love you all so much, and live tonight, however you want, because... We're all gonna die! All right, let's give it up for not dying. Love not dying. Drinks? I mean, personally, I'm excited. It's been a long time since I stabbed anyone and really meant it. Okay. Continua ad essere un po' interessante questa cosa. A maggior ragione voglio che quella cosa di prima diventi canon. Almost makes one sentimental, eh, Nifty? I really like them, Alistair. They let me put on roach puppet shows without booing. Ah, an enjoyable collective to be around. I admit one could get accustomed. Attenzione. I'm the King Roach. Oh, to understand your twisted little mind. Last day of April. And you're not off snorting a line off some hunk's ass. Okay. You fucked one cannibal pool boy, you fucked them all. I guess you have changed. Hey. Attenzione! Attenzione! Charlie said live tonight, however. Attenzione! So pour me a fresh one, and let's get to living. Guarda come lo guardo! Dai! Ma quindi Sempetius è tipo un soldato, un generale prussiano, una cosa del genere. Oh signore. Okay. You are
have always been a worthy opponent. Papà pazzo con la figlia ancora più pazza. Contraptions I've ever seen. Thanks. Anyway, I guess. Please don't die tomorrow, okay? Bye. Sì, hanno un buon bunker probabilmente, Lorenzo. Totally tap that. Don't be gross. Vasile? Yes, you know. I hear he's got two dicks. Huh. Ok. Carino. Vinci proprio ha detto che Serpentius era un uomo del XIX secolo londinese. Ma se ha... Allora perché parla con un accento tedesco? Non credo che sia un accento tedesco, credo che sia più perché è serpente. Ok. Non dice la S, così. Va bene. Apprezzo. Sì. Il riverbero. Extermination day is here, bitches. We're gonna go down and exterminate demon ass. Destroy that ass. Prepare to slaughter every sinner in that shit hotel. And you all remember Vaggie. We hate Rip Vaggie's cut mouth out her ass. You just chill, loot. Fuck. Anyway, Vaggie's head gets, I don't know, a million heaven bucks. How about that, huh? Va bene. Ladies, let's fuck shit up. Attack! Ok. Buonasera, Overlord 11. Scusa, dove l'ha preso quello scudo? Non mi fa troppo piacere il box, come se la sta godendo. E Charlie ha uno scudo, sì. Sì, ma... Sì, ma quale cazzo di scudo, tra l'altro? Sì, comunque abbiamo corso parecchio in questa puntata. Ok. Battute meta a parte. Vabbè, qui esce Ryan Reynolds che fa... E la sceneggiatura era un po' depoluccia qui. Lo scudo di Alastor? Beh sì, l'ha creato ora. Non ci ho fatto nulla caso. Vabbè. Alastor ha utilizzato Dominion Expansion. Ma allora Adam sa fare cose. Aia. Vabbè, Vox, manco un po' meno, che cazzo? Who the fuck are you? Alastor, pleasure to be meeting you. Quite a pleasure. Attenzione. I'm about to end your fucking life. Nice voice. Don't you know jazz is for pussies? Attenzione. Me, Edgelord. You should know better than anyone what a soul can accomplish when they take charge of their own fate. Carino. Tough shit. I'm tougher than you. You lack discipline, control, and worst, you're sloppy. And you're...
Che figo. Quindi Alastor può controllare gli Heartless? Sì, praticamente sì. Che cazzo? Aspetta, non aveva l'effetto radiofonico. Ah, era la sua voce normale. Perché si è rotto il microfono. Madonna, Vox, che cazzo. Bel bet dietro al disagio è meraviglioso. Alla che sbrocca, Charlie. Alla strada, qua se andò via come Gojo. Vabbè. Ok, no, Frank! Get somewhere safe. Suck my holy light, fuckers! Yeah! But Alistair was supposed to handle him. Oh no, he must be. We aren't gonna last long unless we do something about him. Of course. I'm trying to fight here. You don't fucking mind? Yes. Vabbè. Oddio, sta per morire, vero? Sì. Oddio, no. Oddio, sta per morire. No. Activate thrusters and charge the death ray. The death ray. Crazy motherfucker. Target in range. Fire. Ma che figo! That could have been ugly. No! Fuck. Ah, cioè... Ad Oken! Merda! No, è... Cazzo, ha sbroccato davvero! Oddio! Dai, cazzo! Charlie ha usato finalmente il Bankai! Letteralmente, più o meno! Aia. Before I take your life, I'm going to tear that other eye out of your face. Try it, bitch. Maggie! Surprise, bitch! Vabbè, ma non ha fatto niente. Parlando del diavolo, dov'è? Do you even hear yourself? You should have stayed in your place, girlie. Dai, Charlie. Dai. Quale musica è sottofondo? Ma sei una delle migliori. Seriously, you're pathetic, you know that? Ready to die rather than accepting mercy? No. Live. Live knowing that you only do because I let you. A failure. Aia. Vabbè, qualcuno qui ha letto Il ritorno del Cavaliere Oscuro. Bene. No, but it's time to die.
rest of them. Charlie! Eccolo! Eh beh, era necessario. Dai. Okay, seriously, how many of you freaks do I have to fight? Oh, I'm the only one that matters. See, you messed with my daughter, and now I am going to fuck you. Well, this just got interesting. Wait, what did I say? Did I say? So this is what you've been up to since Eden? Gotta say, you really let yourself go, buddy. You judging me? You're the most hated being in all of creation. Well, your first wife didn't seem to hate what I had. Nice. Cosa? Aspetta, cosa? Aspetta, aspetta, cosa? Beh, la mela l'ha accettata. Beh, nel fumetto di Gaiman è vero che Lucifer si è bombato Eva, però e quindi cadono pure qui. Dai, l'hanno... Dai. Vizi ha preso a piene mani da Gaiman. Lucifer è il dissing. How's mercy taste, you little bitch? No, you don't get to end this. I'm fucking Adam. I'm the fucking man, and you're just some fucking clown or something. I started everything on Earth. All of mankind came from these fucking nuts. You all should be worshiping me, you ungrateful, disgusting, fucking losers. Whoa. Hey, you got something sticking out of your thing there. Ha stranamente senso. It's over. Take your little friends and go home. Please. Sì, qua Valentino ha tremato freddo. Cioè, c'era tanto così da fare la fine di Adam. Good evening. I'm Katie Killjoy. And nobody gives a shit who you are, Tom. Breaking news, Extermination Day is canceled. Charlie Morningstar managed to fend off the angelic attack with more than just nice words. In an unseen turn of events, our demonic head honcho, Lucifer, stepped in to save his daughter's ass in the last moment. We're also hearing reports that Adam, leader of the angelic legions, first man and totally fuckable bad boy, has been slain by a filthy janitor. Janitor said, quote, Charlie told me to stab, so I did. Anyway, congrats to Charlie and her crew for not being totally fucking useless for once. Aspetta, che c'era scritto sotto? Charlie told me to stab, so I did. Anyway, the fuck for you? Wait, congrats to Charlie and her when is season 2 gonna come out? Nice. Second. Ma ma lui sì, ok, bello tutto, ma molto un po' come uno stronzo. And look how we paid the price. This bloodshed could have been avoided if I convinced heaven to work together. I took a hotel and I destroyed it. I know I could have done better, better. But nuggets. Instead of letting you down. Come on, little lady, why the frown? In the last 10,000 years, you're the first one to change this town. You can do this. Now I know it. Your story is just begun. You can't quit now.
hell you owe it. There's still damage to be undone. You've changed my mind. You've touched their hearts, found the good in souls gone bad. The stage is wrecked. The crowd is gone, but by God, Charlie, the show, it must go on. We can do this. We can build it. Best hotel that you've ever seen. Plus the bedrooms, we can fill it with more sinners than you can dream. It starts with you, you know it's true. Fulfill your destiny. So long as I've got all of you and me. Sì, ma Alastor? Aspetta. Ma quello è un Keyblade! Ma quello è un Keyblade! Spiega questo a Nomura. Aspetta, che vuol dire? Oh, Nomura, explain! Perché Lucifero c'è un cazzo di Keyblade? C'è proprio una chiave! Non una canon in Vinzi Pop. New lights across the marquee with a little sorcery. After the battle, masterless cattle, overlords hanging by a thread. With a bit of bravado, maybe tomorrow we'll be atop the heap. While the rest of hell's pissing, Alistair's missing, fled with his tail between his legs. Nature abhors a power vacuum, it leaves room for you and me. The future of hell belongs to the fiends. This place reeks of death, there's a chill in the air. And I barely escaped being killed by a hare. Great Alistair Altruist died for his friends. Sorry to disappoint, that is not where this ends. I'm hungry for freedom like never before. The constraints of my deal surely have a back door. Once I figure out how to unclip my wings, guess who will be pulling all the strings? Come due limonavano. Ok. Che cazzo? Si può fare. Excuse me? Adam is dead. Your deal is done, and I'm in charge now. Your brat is threatening the very foundation of heaven. And if you want to stay here, you're going down there and stopping that bitch. You understand me, Lilith? Excuse me? Ho delle domande. Tante. Tante. Cioè... Tante domande. E cazzo? Lilith, che cazzo ci fai qui? Ok. La dico fuori dai denti. Mi aspettavo che si giocassero Lilith come una villain... Di intermezzo finché non arrivava il classico boss finale da sconfiggere. Non pensavo ce lo spiattellassero davanti così all'ultima puntata, sinceramente. Tutto in questo finale di stagione. Sì. C'è anche tutto il tempo che hanno perso, che hanno risparmiato andando di corsa alle scorse puntate. Alcuni dicono che quella non sia vera, ma una copia di lei. No,
c'è questa cosa, però mi aspettavo di ritrovarmela come villain, ma in un ruolo completamente diverso, non in accordo con Paradiso. Io credo sia lei. Ragazzi, una volta ha funzionato la cosa del clone malvagio e... Non mi si sente? No, ti sento, sì. Ah, ok. Ah, no, ok, era Francesco che gli era saltato. Perfetto. Dicevo, una sola volta nella storia dell'animazione ha funzionato la cosa del... Non era... prima laggavo, ok, no, chiedo scusa, la mia connessione è quella che è. Il fatto è, c'è una sola volta ha funzionato la cosa del gemello malvagio e dubito funzionerà mai più nella storia. Lilith. Giuro, me l'aspettavo in tutt'altro posto. Cioè, mi aspettavo che arrivasse con il grande piano per distruggere il paradiso e Charlie diceva, no, ferma un attimo, facciamoci due chiacchiere prima. Mi aspettavo questo, invece sembra che ci sia un altro, qualcos'altro in ballo. Immagino che a un certo punto verrà fuori un super mega complottone alla base della creazione di Cielo e Terra. Dici? Sarebbe un po' strano, però... Molto strano. Avrebbe... Però ci starebbe, in effetti. Eva non l'abbiamo ancora vista, non sappiamo nemmeno dov'è. Ti piace capire... Perché ora è facile dirlo così, ma... Davvero un antagonista? È strano. Cioè, oddio, vederla qui che prende il sole sulla spiaggia, me ne stanno quelli giù che si scannano, non sembra lasciare molti dubbi. Però... Adam è morto, quindi l'accordo è saltato. Vuol dire che lei aveva un accordo con Adam? Con Adamo? Può darsi. Tra l'altro, cioè, mi immagino che comunque non è che perché gli vanno a sterminare la gente lei di punto in bianco dice ah va bene, ok, allora non ci riprovo più. Quindi probabilmente c'è stato qualcosa prima che cominciasse tutta la storia degli stermini. Cioè, lei era quella che diventava tanto più potente quanti più peccatori stavano all'inferno. Quindi... Io avevo teorizzato che Lilith si trovasse con Dio per affrontare Ro, un'entità maligna del mondo di Visi che è apparso come il volto malefico rosso nel prologo del primo episodio. Allora, questa me l'ha spiegata il Signore dei Sith in privato. È presente quando nel prologo c'è a un certo punto l'angelo coi cerchi e gli occhi? Sì. Ecco, accanto a un certo punto si vede un globo rosso in mezzo all'oscurità. E a quanto pare Vizi avrebbe detto che quello sarebbe un altro personaggio che mi dicono passi col nome di Ro o Root, non so se ho capito bene, che sarebbe l'incarnazione del primo peccato. Se non è così, mi starebbe più che bene. Se è così, mi pare una puttanata. Perché è proprio brutto concettualmente che esista un essere che è l'incarnazione del primo peccato, ma magari ci daranno una spiegazione. Lira, no, il primo peccato nel senso il morso alla mela. Cioè, quel male che arriva nel mondo, che avvolge il mondo una volta che avviene il primo peccato. Così l'ho interpretato almeno. Ragazzi, ma quale... Ma quale primo peccato? Dai, e Vizi, mettici i mostri Lovecraft qua dentro, dai! No. No, vabbè. Comunque, confermami sta cosa, mi è sembrato palese. Ha preso tantissimo da Neil Gaiman. Vizi. Ma tantissimo. Cioè, proprio rubato a piene mani.
Dai, dai Vizi, mettimi lì al lato Tepp da qualche parte, che arriva e fa vedere a sti pezzetti che cos'è il vero male. Allora, allora, tra l'altro devo dire, ho trovato molto carino, giusto un pochino, ho trovato molto carino che l'ultima cosa che Adam fa prima di morire è sorridere a Lut. Probabilmente l'unica donna che gli sia mai stata fedele. Touché. Perché ora, perché ora sappiamo che ovviamente anche Eve gli ha messo le cose canon, quindi oddio, Adam, così facendo Adam si rivela un... cioè, allora, come ho detto anche nel primo episodio, banalmente Adamo è il bambino viziato che c'ha il posto bello in azienda perché il papà è il boss. Cioè, e anche in questo ultimo episodio, quel suo sfogo finale mi conferma questa cosa. Adam è quel tipo di personaggio, soprattutto mi sembra di capire un individuo che ha bisogno di comportarsi in un certo modo, perché ho visto comunque altri personaggi in altri media molto simili a lui, e direi che questo ultimo episodio mi ha un po' confermato questa cosa di essere un individuo probabilmente abbastanza affetto da sindrome d'abbandono, visto appunto la sua storia in più occasioni, quindi si comporta da stronzo in un certo modo, e che in effetti mi rende ancora più bello in un certo senso il rapporto che ha con Lut. Ragazzi, questo è importantissimo. Questo è importantissimo. Noi dobbiamo parlare di questa cosa. Ah, poi tra l'altro, la faccia di Sera è tutto un programma. Emily, io spero che diventi canon quella cosa. Ok. Cioè, allora, merda. Dai, ce la puoi fare, Doc. No, perché mi si aprono 3000 pop-up. Ragazzi, questa cosa è questa cosa credo sia letteralmente la cosa più grande accaduta in questa prima stagione. Peltius è morto una seconda volta, ma stavolta è finito in paradiso. Vabbè, teoria, è finito in paradiso perché ha fatto l'eroe, perché la teoria è letteralmente quello che è successo. Però più che altro, allora, noi sappiamo che quando muore all'inferno, cioè, o meglio, gli unici che possono uccidere i peccatori sono soltanto gli angeli attraverso le armi angeliche. Infatti i peccatori non si possono ammazzare fra di loro, cioè sì, possono, però poi c'hanno il respawn, cioè gli unici che possono uccidere definitivamente i peccatori sono appunto gli angeli, e una volta che un angelo ti ammazza, cioè praticamente ti cancella dall'esistenza. In pratica Pentius viene ucciso da Adam non con un'arma angelica, ma con un cazzo di Hadouken, quindi forse non conta come cosa, quindi cioè è letteralmente il primo uomo nella storia dell'umanità a essere morto due volte ed è ancora vivo, tra virgolette. Wow! Take that, Jesus! Lui è morto soltanto due volte. Cazzo, voglio vedere Jesus in questa serie. Beh, sarà il caso. Mai avrei pensato di dire che io spero di vedere Gesù. Non mai avrei pensato di dirlo, ma io voglio vedere Gesù in questa serie. Voglio vederlo. Allora, detto questo, oltre ovviamente gli arcangeli, cazzi e mazzi, e un'altra cosa che mi piacerebbe tanto vedere, in effetti, però non penso che compariranno mai, perché in effetti non vedo
dove andrebbe. Oddio, è comunque una serie che parla di inferno, paradiso, angeli, demoni e cazzi. Tra l'altro, Davide, non è che Adamo mo va all'inferno? Aspetta, Adamo era già morto, perché comunque è un'anima del paradiso. Anche Adamo ora è rimorto una seconda volta. Perché tutti gli angeli che erano con lui? Tutti gli angeli che erano con lui. Il povero stronzo che Carmilla ha decapitato? Appunto, cioè, ragazzi... Quelli non sono rinati. Vabbè. Adesso no, perché sono morti. Adesso vedremo nella seconda storia se succederà qualcosa. Però in effetti, boh, che succede? Cioè, viscono all'inferno pure loro. Raga, questa scena ha confermato definitivamente che Dio nell'universo di Vizi esiste dal momento che nel sesto episodio gli angeli non sapevano come si accedesse al paradiso. Seth afferma che c'è un giudizio divino che decide chi va in paradiso e chi va all'inferno. E se Pentius è qui, vuol dire che Dio l'ha accettato. Può essere una spiegazione. Io mi permetto, non... io rimango sempre dell'idea che in realtà Dio non c'è, è morto o sta per fare i cazzi suoi e c'è sempre Metatron lì che fa i cazzi suoi. No, vabbè. Allora sulla parte che Dio non c'è io ci punto abbastanza seriamente. Su Metatron no, quella è più una mia fantasia personale, però il fatto che Dio effettivamente non c'è ci punto su questa cosa. Allora, io butto lì un'altra possibilità che spero non venga confermata perché sarebbe atroce, non credo che la serie voglia andare da questa parte, ma voglio buttare lì la possibilità che sia sempre stato nei piani che i dannati, dopo essere morti, finiscono in paradiso. Sarebbe una bastardata. Non credo sarà così, ma sarebbe molto divertente. Cioè che è proprio così che funziona meccanicamente il rapporto tra paradiso e inferno. Cioè, tutti quelli... Non sarà mai così. Non sarà mai così. È una stronzata, ma ti immagini se la punizione per Lucifer fosse talmente grande che... i cieli danno una possibilità a tutti tranne che a lui, perché lui comunque sta giù all'inferno a vedere solo il peccato, mentre invece i suoi dannati tornano su tranquillamente dopo essere morti nello sterminio. No, sarebbe una cosa effettivamente in character. Voglio dire, il Dio che c'è in Devilman fa esattamente così. Nice. Cioè ragazzi, letteralmente in Devil Lady si scopre che la storia di Devilman è un ciclo, è un loop infinito che continua a ripetersi, perché è una punizione di Dio nei confronti di Lucifero, costretto a rivivere sempre la stessa sofferenza di vedere i demoni uccisi, di vedere il suo amato Akira morire per mano sua, tra l'altro, e quindi è questo loop che si ripete all'infinito solo per punire Lucifero. L'intero mondo che muore, gli umani, morte, miliardi di vittime, solo per punire un singolo tizio. Questo è Dio. Non ha mezze misure. Quindi sarebbe molto in carattere questa cosa. Stavo dicendo prima, perché l'ho aperto con un discorso. Perché noi ridiamo e scherziamo, ma ricordiamoci che tecnicamente parlando, la protagonista di questa serie... è letteralmente l'anticristo. Ragazzi, Charlie è letteralmente l'anticristo, cioè è la figlia del diavolo, è letteralmente l'anticristo. Quindi io non penso che forse arriveremo a un certo punto nella serie in cui si arriverà tipo a scatenarsi l'apocalisse, ma qualcosa di vagamente assimilabile. Perché comunque, però cazzo, se mi piacerebbe vedere i quattro cavalieri qua dentro. Sarebbe carino. E sono al servizio dell'anticristo. Sarebbe di una... Invece vedere Charlie con i quattro cavalieri sarebbe figo. Sarebbe molto figo. O magari, magari è lei a sceglierli. Tra l'altro, l'idea che esista un...
un'altra divinità cosmica maligna mi stuzzica non poco, praticamente Aku, letteralmente Aku, anzi neanche, perché Aku era un frammento del male cosmico, quindi gli arcangeli sono 7, non so 4, Francesco. Purtroppo non c'è un equivalente angelico dei 4 cavalieri dell'Apocalisse, peccato. Un attimo, Koga, che non ho letto il tuo commento di prima, potrebbe essere Eva ad avere l'anima di Alastor, perché nell'episodio 3 Zestal più o meno dice ad Alastor: ho sentito delle voci secondo cui è stato sconfitto da un angelo. Ma penso dicesi da angeli in generale, Zestal, non da un angelo specifico. Sì. Dice, e poi Eva non era un angelo. E poi Eva non è un angelo neanche per il cazzo, è la prima peccatrice. Cioè lei sta sotto da qualche parte, Eva, probabilmente. Oppure rimane ancora della mia teoria che in realtà Eva è ancora viva. In qualche modo ancora viva. Potrebbe essere. Paradossalmente avrebbe preso il posto di Lilith nel mito. Perché Lilith nel mito tecnicamente è ancora viva. Nel mito originale. Sì. Per quanto riguarda quella lì, siamo abbastanza concordi che probabilmente era semplicemente un riferimento a sei stato via così tanto tempo che pensavamo fossi morto durante un'epurazione, durante uno sterminio. Quindi, morta da... Beh, Davide, ma che vuol dire? Pure Lucifero è cute in questa serie. Cioè, sono veramente... il riflesso uno dell'altro, Lucifer e Charlie. Il che, tra l'altro, mi fa domandare che tipo di personalità abbia Lilith, invece. Tra l'altro mi ha fatto molto ridere che Lilith e Charlie abbiano lo stesso naso. Io Lilith tipo me le immagino tipo Rhea Ripley. Più o meno. Beh. La personalità. Beh. È palesemente lei la donna dominante in tutti i sensi. Allora, sì. Serpentius è finito in paradiso. Serpentius è finito in paradiso. E ha Charlie non lo sa. E Charlie non lo... Vabbè, penso che... Oddio. Nella seconda stagione io mi immagino... Sera sicuramente non vuole, farà di tutto per tenere nascosta questa cosa. Emily no. Io certo. Penso... Cazzo! No, nella prossima stagione Emily avrà un ruolo fondamentale. Lo spero. Cioè, Emily ora ha davanti a sé la prova che Charlie aveva ragione. Che si può fare. Deve andare a farglielo sapere. E... Analizziamo la cosa. E poi dobbiamo canonizzare quella cosa. Perché è importante, è fondamentale. Le tre V, ma meglio. Le tre V, ma meglio. A volte Lucifero sembra più grande di Veggie, altre volte anche Veggie sembra più grande. Quello è banalmente. In precisione nello storyboard. Cioè, lo abbiamo perdonato a Steven Universe, lo perdoniamo anche a Sminotel. Io mi chiedo cosa ha intenzione di fare Alastor col patto di Charlie. Io continuo a pensare che Alastor si sia avvicinato a Charlie proprio perché ha bisogno di di un ponte di collegamento tra lui e Lilith. Cioè, se effettivamente il patto che incatena Alastor è con Lilith, probabilmente lui userà Charlie per fare in modo che Lilith lo liberi. Lilith la immagino come Black Canary, il livello di carattere. Anche lì, abbastanza... Questo è palesemente un falso... Cioè... Alastor è come il Joker, se è fatto le cicatrici e può solo sorridere. Solo che qui appunto gliel'ha fatto qualcun altro. Cioè, qui è palese che non vorrebbe sorridere. Tra l'altro, qui Alastor è scosso. Lui è quasi morto ed è scioccato da questo fatto. Cioè, lui è quasi morto per proteggere
altre persone. Ma credo fosse abbastanza ironico in questo segmento. Rivediamolo un attimo. Merda. Ah, infatti lo dice. Ah, ok, no, forse avevi ragione te. È proprio scosso dal fatto che è quasi morto. Allora, probabilmente sì, è stato molto scosso dall'esperienza pre-morte, poi, fondamentalmente. Io non penso che Alastor abbia stretto un patto con Lilith, anche perché se no non la aiuterebbe a Charlie. Ma ci sta che proprio, siccome ha stretto un patto con Lilith, per ragioni che sanno loro che hanno fatto in quei 7 anni... Oh bro, vai laggiù e ti do con mia figlia. O quello, oppure Lilith ha fatto qualcosa ad Alastor, per cui ora Alastor vuole sfruttare Charlie per convincere la madre a liberarlo. Esatto. Ci sono molteplici possibilità con Alastor. Si conferma un personaggio molto interessante da seguire. Che bello vedere che c'è un effettivo mistero non considerato banale e che anzi ha molte... Si lascia molte interpretazioni e teorie diverse. A proposito di questo finale, comunque, permettimi, è stato un proprio un vi prego chiedete la seconda stagione, vi prego, continuate a seguire la serie, guardate quante roba abbiamo, vi prego. E comunque questa battaglia finale è durata più del Ragnarok in God of War Ragnarok. Allora, va bene. Tra l'altro, io vorrei leggervi una cosa molto interessante che ho trovato su uno che ha commentato sulla pagina Facebook appunto di Arzino Hotel, proprio riguardo ad Alastor. Per forza. Allora, ragazzi, no, è una cosa interessante. Allora, la vera natura di Alastor, vabbè, queste sono appunto teorie che si sta facendo appunto. Allora, Alastor o Alastore, diciamo, significa in greco vendicatore. E la mitologia è un epiteto comune a Zeus, ma anche a demoni collegati alla vendetta, simili alle Erinni, per esempio. Inoltre, a queste entità si associavano i peccati tramanditi da padre in figlio, tanto da essere citato come entità punitrici di Oreste da Euripide. Nel cristianesimo medievale venne poi utilizzato per definire il boia supremo degli inferi. E questo è quello che io ho anche detto nella live precedente. Alastor, appunto, il castigatore mandato dal paradiso per punire i peccatori. Nonché come termine generico per entità capaci di possedere gli umani. Tornando alla serie, però, ricorrono alcuni simboli che ci portano a un folklore molto diverso. Quello nordamericano. L'ombra di Alastor riprende la forma di un nativo americano, di una creatura nativa americana chiamata Wendigo. Quello? Ah, giusto. Quello, oh, esatto. No, sono un cretino. Le corna, esatto, il cervo, le cose. Caratterizzato da una testa scheletrica di cervo, corna ramificate, corpo macilento e terrificanti artigli. I gesuiti, tra il XVII e il XVIII secolo, in missione in Canada, parlavano di uomini chiamati Wendigo, affetti da ipocondria e afflitti da una fame canina che li spingeva a nutrirsi di carne umana, specialmente i donne e bambini. Arrivano a divorarli in preda alla follia. Anche nella serie, Alastor ha connessioni sia grafiche in comune,
abiti anni 20, denti aguzzi, giganteschi, eccetera, sia amicizie tra i cannibali. Allora, inoltre, nella sua forma colossale, è tranquillamente capace di fagocitare i nemici e spesso parla di divorare. In effetti è vero, usa spesso quell'aggettivo, e l'episodio 5 si è letteralmente messo a mangiare i tizi che erano venuti a prendere i minzi all'hotel. Sì, nel caos non è che ce ne siamo proprio accorti. Inoltre viene chiamato cane da Vox, però vabbè. Quindi abbiamo un'entità collegata alla vendetta, ai delitti familiari e al cannibalismo. Inoltre, nell'ultima canzone, questa, la cosiddetta Breakdown Song, contenuta nel finale di stagione, parla del contratto che storpia la sua volontà. Siamo sicuri che la sua ombra, che tanto ricorda un Wendigo, sia davvero sua e non quella del padrone? Che sia una sorta di che sia una sorta di rapporto simbiotico, magari con un'entità antica che ha bisogno di un corpo per agire e che in cambio concede i suoi poteri, un male più antico di Lucifer stesso? No. Ro? E se così fosse, cosa ha fatto alla sua famiglia per meritarsi una maledizione simile? Abbiamo un conte ugolino anche nell'inferno di Azbin? Punto interrogativo. Secondo me è una cosa interessante questa. È una teoria che può starci, in effetti. Mi piace questa teoria, cazzo. E comunque l'abbiamo vista, c'è l'ombra di Alastor a vita sua. C'è. In più occasione, come l'ombra del dottor Fasilia a vita sua. C'è. O di cosa? O di Peter Pan, altra creatura demoniaca. Esatto. Il fatto è che non credo si voglia andare così tanto oltre, però la teoria mi piace. La teoria mi piace molto. Si vede che nell'hotel Arastore e Lucifer vivono agli antipodi, con la zona radio totalmente a destra e la zona mela totalmente a sinistra. Sì, sì, no, ma quello era anche nelle immagini. Guarda un attimo quando hanno finito di costruire l'hotel, la facciata. Vediamo. Tra poco uscirà l'horror su Peter Pan. Grazie al cielo. Ecco. A destra ci abbiamo la stazione radio di Alastor e a sinistra ci abbiamo la torre con la mela. E il grande... Oddio! È il Keyblade di Master Xehanort! Lo sapevo! È lui l'antagonista! Guardalo! È l'occhio che tutto scruta! L'occhio dentro il Keyblade! È lui! È finito all'inferno! Vuole aprire un Kingdom Hearts pure qui dentro! Oh, santi Dio! Fino a qualche giorno fa credevo che Ro fosse un personaggio fan-made, ma mi hanno confermato che sbagliavo. No, a quanto pare è stato... nominato quantomeno da Vizi in qualche intervista, in qualche intervento a giro, e niente, it's a thing, è roba. Non so, sono, vabbè, comunque, cioè, un finale fatto così è proprio fatto per far uscire teorie. Poi magari dalla prossima stagione Azbin Hotel diventerà una serie quantomeno seguibile nella scrittura. Non dico bella, ma quantomeno seguibile. No, Niffy è il pet che tutti noi vorremmo. Da avere in casa e coccolare tipo gattino. Le loro espressioni sono una più bella dell'altro. Allora, mi fa ridere che Angel Dust, quando tira fuori Tommy Gunn, si mette anche il cappello. Sembra giusto.
Meraviglioso comunque pensare che il serpente simbolo del peccato originale sia stato il primo demone redento in paradiso. Carino, carino. Carino, sì. Il primo redento è un serpente. Bella chicca questa. Ma se... Fermi. Se Serpentius tecnicamente è ancora in giro, la ship è ancora là fuori. La nave è ancora in mare. La ship è ancora. Attenzione! E poi, lui ha due cazzi. That's nice. Angel Dust canonicamente ha origini italiane, se non ricordo male. Cucciola. Proteggere tutti i costi. Yes. Ok, che dire? Comunque, Lucifer, per essere uno che per 10.000 anni non ha fatto assolutamente niente, se la cava. Sì. Angel Dust. Meraviglioso. Ha fatto delle papere. Pimpin, not simpin. Ok, Valentino. Va bene. E ricordiamo che invece sulla tazza da caffè di Vox c'è scritto fuck you Alastor. Allora. Lucifer lo adoro. E si trasforma in serpente pure lui. Sembra giusto. Beh, c'è il cazzo. È stato un bel finale. Dici? mi è sembrato un finale rasciatissimo. Vabbè, tra le varie... cioè, proprio... Però... proprio tiriamo via a finirla. Io... La battaglia non ha nessun climax. È un su e giù di roba. Immagino che meglio di così non potessero farla, però... Oh. Sì, però... Apprezziamo il solo fatto che però questa cosa esiste. Che sì. Sono davvero riusciti a farla. Finalmente mi ho dovuto vedere Charlie un pochino incazzata. Con un bel forcone in mano, tra l'altro. Sì, peccato che non spacca i culi quanto avrei voluto, però gli sta. Ha senso, quantomeno. Ma sarà il caso che gli diano più episodi? Non credo. Io spero che Amazon, vedendo il successo che la serie ha avuto, gli dia più episodi. Sì, però vedi, una roba strana con i... Sono meccanismi strani quelli delle piattaforme streaming. C'è una serie, va benissimo una stagione e quella dopo cancellata. Quindi non lo so, speriamo, ma non lo so. Mi è piaciuta, molto simile al finale di The Owl House, cosa? Dove a livello tematico c'è comunque un senso di completezza. Sì, vabbè, complessivamente funziona, soltanto che appunto abbiamo avuto una serie da 18-20 episodi condensata in 8. È il faia più figo che abbia mai visto. Serpentius sempre nei nostri cuori. Gli adulti si stanno lamentando del linguaggio, gli adulti sono stupidi e non vanno ascoltati. Esatto. Guardalo là, che figo. Fierissimo. Fierissimo lui. Vabbè, lei è cappottatissima adesso. Cioè, grande. Sì, anche questa. Potevano, cioè, dovevano tirarla più a lungo, sta cosa qui. Doveva macinare un po' sta ship. Invece è già finita. Cioè, no, non è vero. Tornerà, però... Speriamo nella prima stagione. Io alla fine di tutto sono veramente contento. No, complessivamente buona stagione, non male. Cari ragazzi, purtroppo
prima stagione di Hazbin Hotel finita. Ci rivediamo tra un annetto per la prossima stagione. Le dette pagine spam. Ah, cioè lei si sta immaginando robe. Questo tu guarda. Vorremmo tutti vedere la supposta sorella di Angel Dust. Che mi dicono l'abbiamo vista effettivamente nella puntata del paradiso. E non me ne sono assolutamente accorto, visto che c'erano 800... Ma non potevamo accorgercene, perché non, semplicemente non la conosciamo, non c'è stata introdotta. Cioè, la sorella di Angel Dust sarebbe questa qui, aspetta. E beh, France, il pilot era fatto con 4 spiccioli e tanta buona volontà, Questa è una serie con un certo... Cioè, con una certa cura. Cavolo. Non trovo un'immagine proprio quella della... Perché lei stava, si vedeva nel finale della canzone Welcome to Heaven, insieme a tutti gli altri che la cantavano. Ok, poi la ricopereremo. Era comparsa in qualche sketch anni fa. Ah, ok. Comunque sarebbe questa qui. Che è tipo sorella gemella di Angel Dust, tra l'altro. Va bene. E, tra l'altro, se non sbaglio, hanno anche un fratello maggiore, che però quello sta all'inferno pure lui. Non si sa dove, però. Ne farò. Me ne farò una ragione e cercherò di ricordarlo quando effettivamente la presenteranno. Perché, ragazzi, per quanto io possa voler bene a Vizi e tutto quello che fa, levate gli social. Fa più danni della grandine, è peggio di Finn Balor. Beh, peggio di Tony Khan. Anche lui dovrebbe stare lontano dai social. Allora... Tony Khan dovrebbe stare chiuso in nel suo ufficio a occuparsi della sua azienda, non deve fare altro. Esatto. Dove tocca è merda. Comunque pure quello maggiore nel finale, è comparso pure quello maggiore nel finale, ma vaffanculo, Vizi, tutti i tuoi cosi, tutti i tuoi easter eggs per chi ti segue sempre così a rompecoglioni. Secondo me Serpe cercherà di passare qualche news a Charlie con difficoltà. Certo, ma ovviamente. Allora la prossima stagione me la gioco con un doppio punto di vista, uno per Charlie e uno per Emily, con Sir Petrus che sarà con Emily a... Quindi la seconda stagione in pratica sarà The Departed. Praticamente. Chi di questi è? Quindi Sera sarebbe Al Pacino. E con questa bellissima immagine nella testa, ragazzi. Allora, Ipom, su questa cosa noi dobbiamo fare un discorso molto approfondito, con dettagli anatomici molto importanti. Ne riparleremo. Ne riparleremo, Ipom. Allora, nel frattempo, che okay, ragazzi... Sul serio. Siamo arrivati a fine di questa live. Io vengo in live, Sì, sì, no, ma infatti quando vieni in live ci sarà da divertirsi e da censurare lo schifo. Scrivete sotto nei commenti di YouTube cosa avete pensato dell'intera serie in generale. L'avete apprezzata o non l'avete apprezzata? Parliamone. Noi ci vediamo sempre domani alle 8. Io ringrazio tutti quelli che hanno visto questa live, quelli che la vedranno in seguito. Ricordo sempre che se esiste può essere censito. Che animato è meglio. Sempre. E Carmilla è best wife, ti prego calpestami. E Hornet. C'è poda di E Hornet. Buona serata, ragazzi. Ciao, gente. Grazie, Davide. Ciao, bimbi.